Lotta al food waste, dai diari di famiglia al welfare. Sempre più malaria, 39 città oltre i limiti nel 2017. Ambiente, 8 italiani su 10 temono i cambiamenti climatici. Ogni giorno nelle case degli italiani finiscono nella pattumiera 100 grammi di cibo a testa, una quota che moltiplicata per 365 giorni all'anno porta a quasi 37 kg di alimenti per un costo di 250 euro all'anno. Presentiamo i dati di Reduce, progetto del Ministero dell'Ambiente con l'Università di Bologna e altri Atenei. L'indagine quantitativa attraverso dei diari per quantificare per la prima volta in Italia in modo preciso lo spreco domestico. 400 famiglie che si sono sottoposte a questa indagine, 100 grammi al giorno pro capite, che sembra nulla, però moltiplicata per il numero di abitanti, di consumatori e per gli euro di acquisto medio alimentare, rappresentano lo 0,6% del nostro prodotto interno lordo, pari a 8 miliardi e mezzo. Guida la classifica dei cibi gettati la verdura, subito dopo latte e latticini, a seguire la frutta e i prodotti da forno. La hit list dello spreco va considerata anche per i riflessi sulla salute, soprattutto dei più piccoli. Alcuni determinanti di salute dipendono dalla qualità dell'alimentazione. Si dice che noi siamo quello che mangiamo, ma in realtà mangiamo anche per quello che siamo dal punto di vista culturale della conoscenza. E paradossalmente, se guardiamo i dati, vediamo, in maniera anche provocatoria, ma lo dico a fin di bene, vediamo che noi adulti sprechiamo quei cibi che poi mediamente mancano ai nostri figli, affetti da un problema molto grave in Italia che è l'obesità infantile. Sprechi ed eccessi dunque, sul fronte salute ed anche sociale, dove c'è chi ha davvero poco. Da qui il progetto Il Cibo Che Serve, finanziato dalla Regione Lazio e finalizzato al recupero di frutta, verdura e altri generi in scadenza. Le eccedenze verranno raccolte e redistribuite grazie al potenziamento di una rete solidale, organizzata dalle ACLI di Roma tra municipi, realtà produttive e solidali. Emergenza smog sempre più cronica. Nel 2017 in 39 capoluoghi è stato superato il limite annuale di 35 giorni per le polveri sottili, con una media giornaliera superiore a 50 microgrammi al metro cubo. È la fotografia del dossier di Legambiente Malaria 2018. Quasi 8 italiani su 10 temono i cambiamenti climatici. Secondo il rapporto Italia 2018 dell'Eurispes, tali timori, pur restando largamente condivisi, sono complessivamente diminuiti dall'81,5% del 2008 al 77,5% del 2018. Cresce la mobilità su due ruote in Italia. In una città su 10, ingresso nel centro storico consentito ai soli veicoli elettrici e le biciclette, ma mancano i parcheggi. Queste le principali conclusioni della seconda edizione dell'Osservatorio Nazionale Focus 2R.